Sì, mi trovo e ci troviamo molto bene. Infatti, lavoriamo molto durante la settimana appunto per cercare di trovare il miglior affiatamento. Annelisa ha detto quanto sono forti quei due, fa piacere di averli. Sì, certo, fa molto piacere perché comunque appunto ricevere complimenti da un allenatore competente fa appunto molto molto piacere. Fate i numeri che per te sono importanti, perché 3 gol, 1 assist in 4 partite, 1 gol regolare a palo. Oggi volevo che mi raccontassi quell'episodio lì a fine primo tempo, che ti fa doppietta, però un difensore ha tolto proprio la palla, cioè ti ha allungato la palla e non sei riuscito No, non, a là è stato il campo. il campo? Il Ma come campo. fate il difensore? No, là è stato il campo che. Incredibile, quali sono Là è stato il le campo che clamorosamente ha cambiato la traiettoria della palla. Infatti, sì, l'ho presa di polpaccio forse. Però, vabbè, che dobbiamo fare? Purtroppo è andata così. Poi li vedrete, immagino, questi occasioni sprecate, perché anche il mister ha detto, insomma, diverse partenze, diverse palle, dentro a zero, vi ronzeranno un po' di meno. Sì, sicuramente analizzeremo le cose positive e meno positive di questa gara, però secondo me non dobbiamo cadere in errore, nel senso che dobbiamo saper prendere mentalmente questo pareggio che comunque veniamo da un periodo positivo, quindi dobbiamo vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, per cui sì, ok, dobbiamo magari migliorare sotto l'aspetto della malizia e della concentrazione fino alla fine. Però tra 3 giorni ci sarà un'altra partita, quindi bisogna sapere un attimo gestire le emozioni. È normale che c'è il rammarico ed è giusto che sia così. Però a prescindere, con la Samp che non gioca, si vede il playoff. Infatti. Questa non ce la Era classifica. meglio Era meglio con con 2 punti in più, però. questo non dice la classifica. No, vabbè, noi non dobbiamo guardare troppo la classifica, cioè almeno io la penso così. Dobbiamo affrontare ogni gara con la convinzione che possiamo fare bene e con la voglia di vincere. Poi alla fine tireremo le somme. Non dobbiamo né guardare sotto e farci prendere dall'ansia, né farci caselli di carta e guardare troppo avanti. Dobbiamo andare passo per passo in avanti e poi alla fine, appunto, vedremo dove saremo arrivati. Va bene? Grazie mille.